Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostrerò che cosa ho finito nell'ultimo periodo per quanto riguarda la skincare. Allora, parto da un prodotto poco interessante che sono i dischetti, quelli un pochino più grandi di Avilea. Mi ci trovo bene, li utilizzo anche per la gatta e sono quelli che costano meno di tutti, Altigotà mi sembra. Non si sfaldano, non perdono pelucchi, vanno benissimo. Poi ho terminato il bagno doccia della linea Riso Venere di Bottega Verde. È un prodotto che non si trova più, questa linea purtroppo non la fanno più, era una linea con anche un inch abbastanza buono, la profumazione strepitosa di tutta la linea. Ho provato la crema viso, mi è piaciuta un sacco, il bagno doccia anche lui molto buono, lava molto bene la pelle, rimane delicato, la profumazione è spettacolare. Ho ancora da finire la crema per il corpo della stessa linea, la crema mani, che però avevo già utilizzato e quindi è la seconda confezione. Comunque buono, ma purtroppo non si trova più. Per quanto riguarda i capelli, ho terminato il balsamo della Yves Rocher, questo qua è per capelli colorati, i miei capelli non sono colorati ma l'ho utilizzato lo stesso. Il packaging è cambiato sia dei balsami che degli shampoo, non so se è cambiato anche l'inci, comunque non è la prima volta che lo utilizzo, buono, adoro, preferisco di più gli shampoo rispetto ai balsamo della Yves Rocher, comunque non era male, non appesantiva i capelli, districava abbastanza bene. C'è da dire che ci sono balsami migliori, questo costa quasi 4 euro, non credo di riacquistarlo. Ho terminato poi la crema trattamento tattoo perfetto di Phytorelax. Allora, questa linea per i tatuaggi è pensata solo per gli uomini. Nel pack abbiamo la foto di un uomo, la profumazione maschile, nei negozi Acqua e Sapone, Etigotà, lo troviamo nel reparto dedicato agli uomini. È una scelta che io non condivido e non capisco perché un tatuaggio ce lo debba avere solamente un uomo, comunque boh, non lo so. Allora, io ho tutta la spalla, tutto l'avambraccio, tutto un gomito, insomma ne ho... Ho diversi tatuaggi anche molto grossi. Cosa c'è da dire? Allora, la profumazione maschile ma mi è piaciuta lo stesso. È una crema non troppo pesante, che non fa scia bianca, si assorbe subito, idrata, buona, comunque una buona crema idratante, ma non ho visto chissà che miglioramenti nei tatuaggi, mentre in quello di Beyond Me i colori, io ho solo tatuaggi neri, però il nero del tatuaggio non lo so, era più brillante, più lucido, più bello. Questa cosa non l'ho notata con questo prodotto. Comunque sì, una buona crema idratante, ma che sicuramente non andrei a riacquistare. Ora poi la taglierò e toglierò gli ultimi residui da dentro, ma non la riacquisterei più. Ho terminato lo shampoo, la mini taglia di shampoo di Balea, trovata nel calendario dell'avvento, mi è piaciuto molto. Ha una buona profumazione, faceva una buona schiuma, non seccava capelli, non irritava il cuoio capelluto e li lasciava molto 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 luminosi. Mi è piaciuto. Ho terminato poi, sempre nel calendario dell'avvento, questo prodotto era nel calendario dell'avvento di Alverde, che è un balsamo detergente, una crema detergente per il viso, che non mi è dispiaciuta, anche qua lavava bene, non irritava la pelle, non era pesante sulla pelle, buona, peccato che non ci sia in edizione permanente da Aldm, comunque non male. Un prodotto trovato nel calendario dell'avvento di 2 anni fa di Alverde, questo c'è in linea permanente, tra l'altro come al solito giù nell'info box trovate le recensioni, inci, prezzi, dove trovare i prodotti, trovate tutto quanto scritto giù. Allora, questo prodotto io avevo utilizzato anche la full size, avevo provato tutta la linea intera, al tempo c'era anche il tonico, mi ricordo, che adesso mi sembra non ci sia più, comunque avevo provato tutta la linea e non mi era piaciuta, ne sento parlare molto bene, secondo me questa è una delle linee di Alverde, una delle peggiori linee di Alverde. È un detergente per il viso in gel che consiglio solo a chi ha una pelle mista o grassa, perché altrimenti rischia di seccare un po' la pelle, ma la cosa che a me proprio non è piaciuto è la profumazione molto molto forte di alcol, sa solamente di alcol, che infatti è al secondo posto e anche al terzultimo posto. Brucia gli occhi,
se non l'andate a mettere negli occhi, comunque le esalazioni dell'alcol, la profumazione dell'alcol va comunque negli occhi, quindi lacrimano, si irritano. No, non, mi dispiace, ma non mi è piaciuto. Poi ho terminato la crema mani di Balea, questa qua è quella al latte e limone. Buona, una buona crema. Una buona profumazione che però rimane, si sente sulle mani, e quindi questa cosa, non è che mi piaccia tantissimo perché avere una profumazione sulle mani mi dà l'idea di avere le mani sporche. Era una crema molto molto leggera che si assorbiva subito, abbastanza idratante, non nutriente. Se avete le mani molto secche ve la consiglio nel periodo estivo oppure da applicare più volte durante il giorno perché tanto si assorbe, velocemente, però ecco qua per la notte vi consiglio qualcosa di più corposo, comunque un buon prodotto. Ho terminato poi, sempre per quanto riguarda le creme mani, la crema mani di Dottora Ushka, è la seconda confezione che finisco e ne ho anche un'altra da terminare, da iniziare anzi, e poi da terminare. Questa è una delle mie creme mani preferite. Al primo posto c'è quella di Dr. Scholl, che secondo me è la meglio, però anche questa non è male. Una buona profumazione, una bella crema che va leggermente massaggiata perché non si assorbe alla velocità della luce, va un pochino massaggiata, però nutre molto bene le mani e non le lascia untuose. Quindi anche questa buona. Comunque, insomma, ecco, ne ho utilizzate 3 confezioni, quindi vuol dire che mi è piaciuta. Altro prodotto del calendario dell'avvento di Alverde è questa crema doccia mini mini. Ha una buona profumazione. Lava bene la pelle, non la secca, mi è piaciuta. Diciamo che questi doccia crema di Alverde li trovo un po' tutti uguali con la profumazione diversa, comunque non male. Poi ho terminato invece un prodotto che era nel calendario dell'avvento di Alverde di 2 anni fa, che mi è piaciuto molto e che sono andata al negozio per vedere se c'era in edizione permanente, ma non l'ho trovato ed è questa fialettina qua. Le fialette erano due, una però poi mi si è rotta, quindi non ve la posso mostrare. Allora, questo è un trattamento rassodante, me lo sono dovuto scrivere nel fogliettino. Un buonissimo profumo, non unge per niente, non appiccica la pelle e mi ha lasciato la pelle di velluto, veramente fantastico. Peccato che non c'è in edizione permanente perché altrimenti avrei comprato volentieri queste fialette. Poi ho terminato questa maschera per il viso di Cartier all'argilla gialla. È una maschera un po' liquidina, che rimane delicata sulla pelle, veramente molto molto delicata, però pulisce a fondo la pelle e minimizza molto i pori. Con l'utilizzo costante di questa maschera ho notato proprio un miglioramento per quanto riguarda appunto i pori dilatati della pelle, quindi buonissima. Questa è la mini taglia, ma si può acquistare anche la taglia più grande. Si possono trovare su Eccoverde queste mini taglie e anche su Fiori di Loto, mi sembra. Ho terminato a fatica questa crema per il viso di Madara. Qui è scritto tutto in inglese, comunque era una mini taglia che avevo preso, mi sembra al Sana o al Cosmoprof, che però non è adatta al mio tipo di pelle, era molto pesante, me la lasciava unta, probabilmente perché ha una pelle secca o molto secca, va benissimo, per me, no, era veramente troppo. Poi ho terminato questo burro di karité di Allegro Natura, è un prodotto veramente molto molto buono, ci si fa di tutto, l'ho utilizzato come idratante corpo, per le scottature, l'ho utilizzato veramente un po' per tutto. Qua c'è scritto che va bene anche come doposole, è nutriente, è rinforzante, insomma il burro di karité ha delle ottime proprietà, questo di Allegro Natura mi è piaciuto veramente tanto. Poi ho terminato un gel disinfettante per le mani di Quando è, buono, non andava ad appiccicare le mani e non aveva una profumazione terribile come a volte capita, quindi potrei anche riprenderlo. Ho terminato poi ben 2 balsamo labbra, che uno lo sapevo che l'avevo terminato, l'altro l'ho trovato terminato in borsa, quindi ok. Sono 2 prodotti di Balea, erano edizioni limitate che io ho aperto tantissimo tempo fa, a me burro cacao mi durano una vita. Allora, questa era quello all'anguria, un buonissimo, una buonissima profumazione di anguria.
veramente molto molto buona. Questo invece è quello alla menta e mela. Ha una buonissima buonissima profumazione. La menta io non ce la sento più di tanto, anche perché a me prodotti mentolati sulle labbra o comunque mentolati in generale non mi fanno impazzire, quindi vi posso dire che questo di menta non sapeva, ha una profumazione molto gradevole, non saprei descrivervela. Li ho trovati entrambi molto 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 simili, hanno la consistenza dello stick un po' come quello del Labello. Sulle labbra rimangono belli morbidi, idratano molto bene, non sono super nutrienti, non sono al pari di quello di Vivi Verde Coop o di Alverde alla calendula, ma comunque sono dei buoni prodotti, idratano bene, non sono untuosi oleosi sulle labbra, sono veramente molto buoni, costano pochissimo e l'inci, tanto lo potete vedere dal blog o comunque in anteprima, comunque l'inci diciamo che in generale di questi prodotti per le labbra di Balea in generale sono abbastanza buoni, hanno solamente mi sembra alcuni hanno solamente un pallino rosso che è la cera sintetica, però sono dei prodotti abbastanza buoni, costano pochissimo, ottimi, per quanto mi riguarda sono ottimi. Infine campioncini, allora uno è questo qua di Comfort Zone, io ho un amore smisurato per questo brand, è un brand che io amo, non costa poco ma i prodotti sono di una qualità eccelsa. Questo era un contorno occhi idratante rinfrescante, borse ridotte del 90% dei casi, ha un applicatore particolare, comunque è un gel veramente molto fresco, da freschezza. Ma a differenza degli altri gel, tipo quello di Alverde Roll-On, è un gel che la mia pelle beve, assorbe come una spugna e effettivamente è molto idratante. È comunque leggero e fresco, ma è molto idratante. Mi è piaciuto tanto e l'ho trovato anche un po' distensivo. Con questo campioncino io ho fatto 4 applicazioni, 4-5 applicazioni per ogni occhio e mi è piaciuto, veramente molto molto buono. E poi ho terminato questo campioncino dell'erbolario della linea Osmanthus, che è la crema corpo profumata. Tutte le creme corpo profumate dell'erbolario sono buonissime, idratanti, nutrienti, buone. La profumazione di questo era gradevole, ma diciamo non una delle mie preferite. Se dovessi comprare la full size, non comprerei la full size di questa profumazione, ma quello è soggettivo. Comunque non era male come profumazione. Sono profumazioni molto persistenti che si sentono, a me ad esempio durano fino al giorno dopo. L'applico la mattina del giorno dopo c'è ancora quella profumazione, quindi sono molto molto profumate. Comunque non sono male. Bene, questi sono stati i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!